Grande esperienza quella che ha visto protagonisti 32 studenti provenienti da 9 paesi europei accolti dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Antonio Malfatti di Contigliano, dove sono state condivise esperienze e culture. Si tratta di un vasto progetto che punta sull'ecosostenibilità, come ha spiegato il dirigente scolastico Anna Maria Temperanza. Le nazioni, 9 scuole di altrettante nazioni europee, hanno partecipato nell'arco di questo biennio dal 2013 al 2015 a un progetto appunto europeo finanziato dall'Unione Europea in lingua inglese sulle modificazioni climatiche e lo sviluppo ecosostenibile. Gli ragazzi, quindi i nostri alunni e i docenti di questo istituto e degli altri 9 istituti aderenti al partenariato, si sono spostati nelle varie nazioni in 2 anni, quindi nei vari appuntamenti, producendo e trattando queste tematiche, quindi materiali inerenti allo sviluppo ecosostenibile e anche parlando in lingua, perché per i ragazzi è stato importantissimo anche poter comunicare con coetanei della loro età e accoglierli nelle loro famiglie, contattarli anche tramite Skype, quindi precedentemente, prima dell'incontro con fisico proprio all'interno delle proprie case. Contigliano, Greccio e Monte San Giovanni hanno partecipato con entusiasmo al progetto e hanno confermato la riuscita di questo prolifico incontro. Perché le famiglie si sono praticate in mille modi nel partecipare a questo evento, nel permetterci di poter accogliere queste 54 persone, 30 studenti e 24 docenti e dirigenti scolastici delle scuole facenti parte della rete, e ci hanno aiutato tantissimo le amministrazioni comunali di Contigliano, Greccio e Monte San Giovanni, le associazioni del territorio, le autorità tutte.